Aperti cara, sfida in programma al Valsecchi tra penultima e terz'ultima della classe, punti che valgono doppio in vista del rush finale di questo campionato. Arbitra la gara Michele Giorgini della sezione di Cesena sotto gli occhi di alcuni visionatori. Si rivede tra i padroni di casa dal primo minuto fall, dall'altra parte interessanti individualità rappresentate da Scarpellini e da Maducci, con il tecnico Giovanni Costa primo a credere nel colpo in esterna. All'andata Perticara si impose per 3-1, trovando la prima vittoria in stagione. Alla vigilia sono due i punti che separano le due formazioni, con i Perticara che sono in sorpasso. Gli uomini di Comandini però accusano subito l'importanza della gara. Al fischio d'inizio non passano neppure 50 secondi quando Scarpellini si presenta dinanzi a Balducci, bravo a chiudergli lo specchio della porta. Passa 1 minuto e 30 sul cronometro e Tani, secondo giudizio arbitrale, strattona Maducci. L'arbitro indica il penalty. Dagli 11 metri lo stesso Maducci si lascia ipnotizzare il tiro da Balducci. La risposta del Perticara è sterile, il tiro di Di Filippo è comoda presa per Pelliccioni. Faye, dopo due lisci sotto porta, tenta la soluzione della distanza senza trovare fortuna. Fortuna che invece trova il San Lorenzo, che con Amaducci arriva al tiro. Balducci non riesce a trattenere la conclusione del numero 11. Con Lazzaretti che a due passi sigla il tapis vincente per lo 0-1 ospite che sa di liberazione. Il Perticara replica con Di Filippo, conclusione insidiosa la sua con Pelliccioni che accompagna la sfera sul fondo. Il Perticara recrimina poco dopo per un rigore, qui l'intervento di Giovanardi è dritto sull'uomo, l'arbitro fa segno di proseguire. Ma nel momento più delicato del match San Lorenzo centra il raddoppio con Stefanuti. Balducci si trova leggermente avanti la linea di porta con il tiro che sorprende l'estremo di casa, anche se il portiere, occorre dire, dopo il rigore parato ha accusato problemi all'occhio. Squadre all'intervallo sullo 0-2, ripresa meno coinvolgente rispetto alla prima frazione da gioco, doppio cambio per Comandini e proprio neoentrato Sartini sorprende Veschi con Giovanardi che va dritto sull'uomo, ma l'arbitro anche in questo caso non interviene, le perplessità rimangono. Con Valdifiori invece dall'altra parte che evita il tris con un intervento su Amaducci, Di Filippo invece dall'altra parte tenta l'effetto sorpresa senza inquadrare il bersaglio. Perticara che continua a pressare, la girata di Laurentini viene respinta in corner da Pelliccioni, Di Filippo da calcio piazzato invece alza la mira, mentre la conclusione di Brighi è comoda presa per l'estremo ospite. Il tris arriva al 44esimo, questa volta ad andare in gol e a bucare la porta difesa da Balducci è neoentrato Laurino. 0-3 e titoli di coda al match, Perticara che comunque cerca quantomeno il gol della bandiera, mentre l'ultima occasione è a cura ospite con Scarpellini che si divora il poker con Balducci che evita invece un passivo maggiore. Termina qui una gara dove Perticara riceve la prima sconfitta di questo 2022, nel match forse più importante della stagione. Il San Lorenzo invece sale a 18 punti classifica, più 5 proprio sui Comandini Boys.